Ambrosoli, per quello che ricordo dalle cronache che lessi nell'occasione del tragico evento, era una persona normalissima, svolgeva il suo lavoro senza particolari allarmi, almeno fino a quel momento. E ciò nonostante, purtroppo si trovò insomma, a dover vivere questa esperienza tragica conclusa nella modalità che conosciamo. Purtroppo sono situazioni che si dovrebbero, come dire, prevenire con la partecipazione di tutti, non basta solo l'azione del singolo. È una società che riesce a creare gli anticorpi perché non si debba arrivare a queste situazioni estreme. Oggi il ricordo alla figura di Ambrosoli è opportuno, come sempre quando si tratta di dare memoria di persone che hanno dato la vita per un ideale, sia pure consistente nell'adempimento del proprio dovere, che forse è il più grande degli ideali che possa esistere in una società organizzata. Con il passare del tempo sempre più persone si ricordino di Giorgio Ambrosoli. Lui in effetti era un avvocato, è stato ucciso proprio questo giorno del 1979. E in realtà proprio negli ultimi tempi quello che sta succedendo è che con fiction, libri, convegni, eccetera, si sta ricordando questa figura di questo eroe che è stato definito efficacemente l'eroe borghese. Una persona che ha messo l'amore per il proprio lavoro e per il bene della gente comune, in effetti, perché è morto come commissario liquidatore di una banca in liquidazione, per l'appunto, tentando di ridare i risparmi alla gente che l'aveva persi. E quindi noi siamo molto felici qui oggi di poter ricordare questa figura e di essere partner di questo evento. È chiaro che questo giorno è stato preso a simbolo per il caso della morte di tanti altri avvocati che nel corso del tempo hanno compiuto il massimo sacrificio per la professione e noi crediamo che questa sia stata una scelta assolutamente valida. Noi siamo molto felici di essere qui per ricordare Giorgio e tra l'altro sentiremo anche telefonicamente la dottoressa Francesca Ambrosoli, che è la figlia di Giorgio, amica dell'associazione, e in questo magnifico teatro. Siamo molto lieti ed onorati di essere qui in questo giorno. È una giornata dedicata a tutti gli avvocati di ogni età. È una giornata che vuole far riscoprire agli avvocati il senso della dignità dell'esercizio di questa professione e direi anche dell'orgoglio di essere avvocati. Abbiamo scelto un giorno simbolo perché non c'è figura migliore di quella di Giorgio Ambrosoli per esaltare il senso del dovere che ha condotto un avvocato come lui fino all'estremo sacrificio della vita. E figure di questo genere devono costituire un insegnamento, un monito e una guida per tutte le generazioni. Il nostro obiettivo è quello di aver organizzato un evento che vuole avere cadenza annuale, non necessariamente nella stessa data, perché ci sono tanti avvocati che, come Giorgio Ambrosoli, meritano di essere ricordati. L'anno prossimo contiamo di ripetere questa manifestazione, magari nella ricorrenza della morte di un'altra figura iconica dell'avvocatura.